Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 12 settembre. Vi ricordo che questa sera alle 23:30 ci sarà la prima puntata di questa edizione di Matrix, quindi non potete mancare. Se avete sonno, andate ora, fatevi un pisolino oggi pomeriggio e poi tutti quanti pronti per Matrix questa sera. I temi di Matrix questa sera, peraltro, sono quelli che troviamo oggi sui giornali, più o meno. Ma intanto non ne parleremo, quindi ne parlo di più oggi diffusamente nella zuppa. La dichiarazione del Papa, giusto chiedersi quanto posto c'è per i migranti. E l'altra cosa che noi abbiamo detto in tutti quanti i modi e ci trattavano come dei razzisti durante mille pezzi, mille trasmissioni, è: non si può salvare qualcuno in mare senza pensare come integrarlo a terra, perché sennò si è fatto un danno a quelle persone, non si è risolto un problema dell'emergenza, si è pulita la coscienza, si è dato favore, si è dato lavoro alle ONG, si è risolto un problema di questi centri sociali che non sanno da lavorare, quindi li piazziamo nelle barchette delle ONG e si sentono eroi che strappano i morti dal mare. Poi tanto poi se muoiono per terra ci pensa la Caritas che non riesce più a starci appresso. E quindi il Papa che cosa ha fatto? Ha detto una cosa diversa rispetto alle sfumature che aveva detto nel passato, no ai muri, no, cioè la sua polemica contro Trump, contro i muri. Bene, ci diranno ovviamente i grandi conoscitori delle segrete cose del Vaticano che il Papa non ha cambiato idea e che noi siamo come quelli che tirano la giacchetta corta: quando ci piace il Papa lo portiamo dalla nostra parte, quando non ci piace lo portiamo dall'altra. Temo che così non sia. Ho letto molto spesso i pezzi di Socci sul Libero, che è un cattolico anti-bergogliano, mettiamola così, e mi sembra invece che effettivamente il Papa un cambiamento in questa dichiarazione l'abbia fatto rispetto al passato. Basta vedere la concentrazione nelle dichiarazioni del Santo Padre, che si è sempre rivolta agli immigrati, al fatto che dobbiamo fargli spazio, al famoso aereo in cui ne prese, ne caricò qualcuno e lo portò in Italia, e noi gli sostenemmo in maniera un po' maleducata, se volete, il rituale, ma l'aereo pure aveva dei posti limitati, così come la vita ha dei posti limitati, così come l'Italia ha dei posti limitati. Per quale motivo non applica il Santo Padre la limitazione fisica che ha nel suo aereo alla limitazione fisica che obiettivamente esiste in Italia? Beh, oggi ci siamo arrivati. Giusto chiederci quanto posto c'è. Insomma, una frase importante da parte del Santo Padre. In temi di immigrazione, il giornale oggi lancia una campagna che io condivido al 100%, che è contro, firma contro lo Ius Soli. Devo dire la verità che conviene continuare su questa campagna. Non è il momento dello Ius Soli, non si può fare con questa legge pasticciata e incredibilmente ideologica. Temo che in realtà non arriveremo, anzi sono contento che probabilmente non, in realtà non arriveremo neanche a redazione, ma oggi mi sembra che sul Corriere della Sera le indiscrezioni politiche dicono che non si dibatterà dello Ius Soli, perché ha capito, i parlamentari di sinistra hanno capito che il 90% delle persone che circolano là per strada, con cui loro parlano, con cui loro prendono il caffè se lo fanno, con cui loro tornano nei loro collegi che non ci sono ancora più, gli hanno spiegato: ma siete matti a parlare di Ius Soli oggi? Le cose di cui parleremo questa sera saranno stupro e Livorno. Partiamo dagli stupri. Ma sugli stupri c'è un fatto: la cronaca supera sempre la realtà. La prima cronaca è uno stupro brutale da parte di quattro immigrati, di cui uno mi sembra congolese, a Rimini, di cui abbiamo parlato, lo stupro nei confronti di una trans e di una coppia di polacchi. È una cosa tremenda per la sua violenza, la sua brutalità, perché c'è anche un diverso grado di brutalità. Quella brutalità ha sconvolto l'Italia estiva. Questa sera voi vedrete le dichiarazioni che noi avremo in esclusiva della trans che ha parlato con la troupe di Matrix, con Claudia Marchionni, ed è una testimonianza non scabrosa, ma è una testimonianza di dignità e di incredibile forza da parte di questa trans. Ma soprattutto questa sera vedrete la famiglia. Siamo riusciti a trovare, sempre Claudia Marchionni è riuscita a trovare i dettagli di questa famiglia di giovani minorenni che hanno stuprato questa che hanno fatto parte del branco. Ma quello che è successo questa notte, dopo, voglio dire, il passaggio di Rimini, cosa succede? Succede che c'è un'altra storia di stupro tremendo a Rimini, poi ce n'è un'altra tremenda in Puglia, in questo caso di un italiano, di un giovane 27enne. E poi cosa succede? Succede che ci troviamo che coloro che dovevano garantirci la nostra
sicurezza vengono pizzicati ad avere rapporti sessuali all'interno del loro orario di lavoro e con la loro macchina in servizio, come oggi si legge chiaramente nelle carte della Procura Militare riguardo ai due carabinieri di Firenze. Beh, questa è un'altra cosa gravissima, gravissima, perché indipendentemente dalla violenza e della consenzienza, che non è tutta da dimostrare, delle due ragazze, ovviamente non vi sto a spiegare quanto sia delicato l'idea che un carabiniere in divisa possa avere rapporti sessuali, nella migliore delle ipotesi, consenzienti con due ragazze in servizio. Non ci sta, non si può immaginare. Dopo questa storia incredibile, ieri, oggi sui giornali tutte le prime pagine ne parlano, un bengalese ha stuprato una ragazza finlandese qui a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, dove Francesca Parisella fu aggredita durante una diretta di Matrix che voi vi ricorderete. Insomma, diciamo la verità, un'emergenza sicurezza, che vuol dire sicurezza nelle case, sicurezza per le donne, sicurezza nelle città, obiettivamente c'è, e chi la nega è un cornuto. Noi non vogliamo creare allarmismi, ma forse un po' più di allarmismo nei confronti di quello che può succedere nelle nostre città ci vorrebbe, a beneficio di maggiore sicurezza che dovremmo avere. Bene, questo è un altro dei temi ovviamente di questa sera, ma è uno dei temi dei giornali di oggi. E sulla questione del tempo, io ho fatto un pezzo oggi, chi lo vuole se lo legge sul giornale, sulle differenze tra Miami e Livorno, le differenze che nascono dal fatto che a Miami, con una potenza 100 volte superiore rispetto a quella di Livorno, ci sono stati la metà dei morti per il momento lì nella città organizzata e costruita su un arenile, quindi altro che i fiumi tombati dell'Italia piena di scempi. Lì hanno costruito grattacieli di 40 piani sulla sabbia, quello che proprio nelle nostre vecchie preghiere uno pensa che sia una follia, eppure hanno resistito, perché c'è organizzazione, perché sono stati fatti bene, perché c'è manutenzione, perché si sa che i fenomeni meteorologici arrivano. Non è il riscaldamento climatico che fa arrivare gli uragani, non è il riscaldamento climatico che ha ucciso 7 persone a Livorno, chiaro? Se noi continuiamo a pensare che sia il riscaldamento climatico, siamo dei, anche in questo caso, cornuti. Non è quello. Io contesto l'idea che ci sia questo riscaldamento climatico, così come ce lo descrive il Club di Parigi e a suo tempo negli anni 70 il Club di Roma, ma questo conta poco, è soltanto da vigliacchi prendersela con il riscaldamento climatico quando si vede quello che è successo a Livorno, perché oggi su Repubblica leggo alluvioni, fondi mai usati, poi mi leggo il Tirreno, il giornale di Livorno, ma non solo il Tirreno, altri giornali, tra cui il Corriere della Sera, che mi spiegano che a Livorno, su quel Rio Grande, su quel fiume che sostanzialmente parte dalla terra e cerca di arrivare al mare, nell'ultimo tratto è stato cementato, quindi va sotto terra. Andando sotto terra, quando c'è un afflusso di acqua enorme, ovviamente l'acqua costretta in questo, diciamo, fiume sottoterra non riesce ad andare sottoterra e esonda. Detto questo, anche se non fosse stato murato, probabilmente sarebbe esondato pur andando sottoterra, anche se avrebbe avuto una velocità superiore. Ma lasciamo perdere la polemica sui se e sui no per il fatto di averlo tombato. Ma tutti dicono: l'hai tombato, sei un delinquente e va sottoterra, non si fa prevenzione. Ma non è vero quello che dice Repubblica, che i fondi non sono stati usati, e non è vero che non si è fatto prevenzione. Gli uomini, i geni, la prevenzione l'hanno fatta, e non nel 1800, nel 2015, 5,2 milioni spesi per fare delle grandi vasche, enormi vasche di cemento armato che contenessero l'acqua prima di questo interramento del fiume. Cioè si dice, se il fiume sta diventando e si ingrossa, noi facciamo delle piscine, delle grandi vasche che possano contenere. Sono stati spesi i soldi a Livorno, 5,2 milioni deliberati nel 2012, spesi nel 2015, non cacchio 100 anni fa, 3 anni fa. Allora ragazzi, è colpa del riscaldamento climatico o è colpa che siamo degli incapaci? Che rispettiamo la legge, perché poi ci sono tutti i dettagli, abbiamo rispettato la legge nel fare questo, la concessione, la roba qua, la previsione, eccetera. Abbiamo fatto una cagata, abbiamo pensato che quel rio, sapevamo del rio, sapevamo che poteva esondare, abbiamo fatto come fanno i Miami, ci siamo inventati un piano B, ma il piano B era una cagata, era sbagliato, va bene? Questo è quello che è successo. I morti dipendono da questo sbagliato? Beh, più da questo piano sbagliato che certamente al riscaldamento globale, se ne vogliamo proprio parlare. Fincantieri, secondo il Sole 24 Ore ci sarebbe una bozza d'accordo con i francesi, staremo a vedere. E infine, oggi, stasera, dopo Matrix, potete godervi l'evento del secolo. Il Sole 24 Ore parla in prima pagina, nasce l'iPhone
X. A me non me ne fotte nulla che nasca l'iPhone X, ma è un fenomeno sociale pazzesco l'idea che ci siano le file per comprare un telefonino da 1.000 euro, il fatto che sia l'evento che i giornali di tutto il mondo raccontano in prima pagina e che ci cambierà, secondo loro, il modo di comportarsi con i telefonini. Allora, io dico. Se le felpette noi ci si rende conto di che cosa sono diventate oggi le felpette, se la presentazione di un loro telefonino che sarà più o meno simile a quello precedente, l'iPhone X, che pensate che faccia il caffè, farà quello che faceva il precedente con delle funzioni in più, figuratevi, io sono fissato sulla tecnologia, però vi dà il senso che oggi il problema della disuguaglianza è chi ha l'iPhone X e chi ha un vecchio Nokia senza essere esso smartphone. Bene, che vi volevo dire? Matrix, François, buonasera, tu so che ci sarai sicuramente, tanti di voi che ci saranno questa sera su Matrix, ditelo, condividetelo, perché ovviamente sui giornali, a parte gli amici, pochi ne hanno scritto, anche se devo dire la verità che forse gli ascolti che facciamo su Facebook, su YouTube e sul mio sito nicolaporro.it sono largamente superiori a quelli che posso ricevere a pagina 40 in 4 righe da un quotidiano. Quindi noi siamo la forza di Matrix e voi siete la forza di questa community della zuppa di Porro. Grazie, ciao.